luci, monti su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Giustizia è la nostra disciplina, libertà. Buongiorno a tutti, sono Matilda Tanchis, il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cavagnolo. Oggi è il 25 aprile, anniversario della liberazione dell'Italia dalla dittatura fascista e dall'occupazione militare tedesca, a cui i partigiani, a fianco degli eserciti alleati americano e inglese, diedero un contributo essenziale. Il 25 aprile 1945 venne dato l'ordine dell'insurrezione generale e, nei giorni successivi, furono liberate le grandi città del nord Italia, Milano, Genova e Torino. E proprio alla liberazione di Torino partecipò la 7ª Divisione Autonoma Monferrato, che operava a Cavagnolo e nei paesi vicini. Vogliamo perciò ringraziare e ricordare le donne e gli uomini che durante la Resistenza lottarono per un futuro migliore, anche a costo della propria vita. E invitiamo tutti, tanto più quest'anno in cui dobbiamo restare in casa, a riflettere sulla democrazia e sulla libertà, frutti preziosi della passata forza morale, che insieme ancora reggono e, con il contributo di tutti, ci auguriamo reggeranno ancora a lungo il nostro paese. Buona festa della liberazione da tutti gli alunni della scuola primaria di Cavagnolo. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il colore della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Un gruppo di giovani scout lombardi che a partire dagli anni 20, quando tutte le associazioni giovanili furono chiuse per decreto del Duce, decisero di non mollare il fazzolettone e di continuare ad incontrarsi in clandestinità.
ragazzi che decisero di resistere al fascismo. Giovani guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che continuavano le attività scout in clandestinità per mantenere la promessa, aiutare gli altri in ogni circostanza. Fino alla creazione dell'OSCAR, l'Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati, un'organizzazione che con azioni mirate permetterà di far superare il confine italiano e raggiungere la Svizzera a più di 2.000 persone, ricercate da nazifascisti, ebrei, perseguitati politici e chiunque avesse bisogno di fuggire dalle persecuzioni e una probabile morte. Ma quello che più colpisce di questa storia è che alla fine della guerra, clamorosamente con coerenza, le aquile randagie tutelleranno tedeschi e italiani, autori di violenze e cercate dei partigiani, chiedendo per loro una giusta pena con un processo giusto. Non è giusto, e noi non l'accettiamo, che ci venga impedito di vivere secondo la nostra legge, una legge di libertà, di lealtà e di fraternità. Noi continueremo a fare del nostro meglio per crescere uomini onesti e cittadini preparati e responsabili. Noi continueremo a cercare nella natura la voce del Creatore per rendere sempre più forti il nostro corpo e il nostro spirito. Il movimento scoutistico clandestino nella mentalità di Kelly aveva un duplice scopo: mantenere l'idea di personalità, di libertà, di autonomia, di fraternità e preparare i quadri per il momento di ricostruzione. Aveva una forza propria di resistenza ideologica per impedire ai giovani di accettare la visuale della vita, della storia e della politica corrotta. Il valore di questo sta nel fatto che furono dei ragazzi a dirgli no al fascismo, quando tutti si piegavano, nonostante le denunce con interrogatori alle sedi fasciste e alla questura, ma il nostro no rimaneva intatto. Scrissero no sui moduli per iscrizione all'Organizzazione Nazionale Valigia. Risposero no all'invito di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Dissero no alle facili seduzioni di un regime. E la loro disobbedienza dette inizio al primo movimento giovanile di opposizione cattolica al fascismo. Se per gli altri si tratta di rinascita, per le aquile randagie si parla di continuazione. Da sempre le aquile randagie sono viste come esempio e guide per ogni scout italiano. La loro storia rientra nel patrimonio scoutistico nazionale e il loro metodo educativo viene mantenuto mediante la cura della formazione dei nostri capi, così da trasmettere i valori di lealtà, coraggio, fratellanza e libertà ai bambini e ai ragazzi. Siamo aquile randagie in alto nel cielo, siamo giovani, fedeli, ribelli, che combattono l'uomo nero. Siamo quelli che stanno nei boschi, cuore libero, sguardo sincero. Siamo quelli che fino alla fine resistono al mondo intero. E sto preparato. E sto preparato, è il grido che abbiamo in gola. Proviamoci stasera, dove l'aquila vola. Stivali sporchi di fango, l'uniforme nascosta in cantina, passi rapidi e schiena diritta. Per andare in montagna mattina, ci sono persone da salvare, da portare attraverso il confine, marciare e nascondersi ancora, per resistere fino alla fine. E sto preparato, e sto preparato, è il grido che abbiamo in gola. Proviamoci stasera, dove l'aquila vola. Ora rivolgiamo al Signore la nostra preghiera per i nostri fratelli, martiri della libertà, coloro che generosamente hanno sacrificato la loro vita per darci
la pace, per farci vivere in pace. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora oggi insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'errore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tuo Padre i martiri della libertà, i nostri fratelli caduti in guerra, ma caduti nelle tue grandi braccia, dove c'è la pace vera per la quale essi hanno lottato e che ti supplichiamo di riversare sulla nostra umanità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire. Amiche e amici cavagnolesi, buongiorno. Avremmo voluto festeggiare in tutt'altro modo questo 75esimo anniversario della liberazione. Tre quarti di secolo sono passati da quando, con il contributo essenziale e determinante della lotta di liberazione condotta dalle formazioni partigiane, il nostro paese fu liberato dall'occupazione nazifascista e da più di un ventennio di dittatura. Non ci saranno manifestazioni pubbliche con i pochi reduci, con le associazioni, con la banda musicale, con i sindaci, con i ragazzi della scuola primaria e dell'istituto comprensivo. Ma ci sarà un legame spontaneo tra le nostre piccole libertà individuali di ogni giorno e il sentimento pubblico della libertà nazionale. E stride ancora di più quest'anno il voler mettere in discussione questa festa che rappresenta il legame indissolubile tra la Costituzione e la Repubblica, così come stride contestare il canto dei partigiani, Bella Ciao, che con gli anni è diventato simbolo universale di lotta per la libertà. In questo momento il nostro pensiero e il nostro abbraccio va a quella minoranza che combatte giornalmente e silenziosamente la battaglia contro il virus, proprio come quei ragazzi che durante la resistenza sacrificarono la loro gioventù e a volte la vita per un ideale di giustizia, di libertà, di democrazia, per ridare al nostro amato paese l'onore e la dignità perduti. Studenti, operai, contadini, di diversa estrazione sociale e opinione politica lasciarono le case, il lavoro, gli affetti per cancellare un ventennio di sofferenze, abbracciando la causa della libertà e della democrazia. E come disse un autorevole storico antifascista, Alessandro Galante Garrone, nel momento del bisogno la salvezza dell'Italia non è mai venuta dall'ignavia e dalla tracotanza della maggioranza chiassosa, ma dalla forza morale ed etica della minoranza dei deboli,
degli umili, dei vinti, dai rivoluzionari di fine Ottocento a Mazzini, a Gramsci, a Gobetti, ai fratelli Rosselli, a Matteotti, agli alpini mandati a morire in Russia. Ecco, possiamo accostare chi oggi lotta contro il virus a quella minoranza di uomini e donne che nei 20 mesi da settembre 1943 ad aprile 1945 fecero l'unica scelta giusta, la scelta per la libertà e la democrazia, pagando un contributo di decine di migliaia di morti. A loro va il nostro pensiero riverente e commosso per unirli tutti in un grande abbraccio. Ora è sempre resistenza. Viva il 25 aprile, viva la Costituzione, viva l'Italia. Siamo partiti. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Buongiorno a tutti, buon 25 aprile, buona festa della liberazione. È stato un percorso diverso, strano e spero anche un po' emozionante, perché si vive anche di emozioni e crediamo importante e necessario, soprattutto anche in questo periodo di difficoltà per tutti,
cercare di essere vicini, dare un senso anche a ciò che viviamo, a ciò che proviamo. Abbiamo voluto farlo in questo modo innovativo, per cui ringrazio Dario del gruppo Scout che da casa sta facendo la regia. Ringrazio Cristiano della Protezione Civile che mi ha accompagnato in modo indiscreto, invisibile, dietro alla telecamera. E ringrazio tutte le persone che avete visto comparire nei videomessaggi. Quindi la nostra sindaca dei ragazzi, Matilda, che è stata bravissima, il nostro parroco Don Desiré, che è riuscito a dire parole benedette anche in questa situazione, sembrava di averlo davvero lì davanti agli scalini di San Secondo. Ringrazio di cuore i miei scout, quindi il clan Rose dei Venti, che ha parlato dell'Aquila Randagie. Ed è un'esperienza bellissima quella dell'Aquila Randagie, che vi raccomando magari di ricercare. Ci sono anche dei film e degli documentari su YouTube scaricabili gratuitamente. Persone che hanno deciso di dire no, hanno deciso di disobbedire per una giusta causa. L'obbedienza è sempre una cosa giusta, finché poi non si esagera, finché poi non siamo in un mondo in cui ci troviamo di fronte a delle esagerazioni, delle cose troppo sbagliate. E quindi per questo che io penso che questo di oggi sia un 25 aprile che ci debba tenere tutti insieme, al di là della nostra convinzione politica. Perché la storia la scrivono i vincitori, è vero, ma la storia dobbiamo leggerla un po' tutti insieme. Ebbene, il 25 aprile noi festeggiamo la liberazione da un periodo difficile, complicato, con un'Italia martoriata che non ce la faceva più. Arrivavamo da anni e anni di guerra, anni e anni di dittatura, da 600 giorni che non rendono onore alla nostra Italia, perché i 600 giorni di Salò sono una grande barzelletta nei confronti invece della grande storia del nostro paese. Il fascismo era già stato abbattuto dai fascisti stessi, 25 luglio 1943. Non è caduto per altri motivi, se non per lotte interne, per una situazione ormai degradante che ormai non poteva più reggere. Dopo una firma di leggi razziali, dopo una discesa in campo in una guerra mondiale senza averne né gli attributi, né le forze, né le risorse. Quindi finiamola con questa storia per cui 25 aprile di parte. L'unica parte è quella nazionale e il 25 aprile 1945 il paese non ne poteva più. Si doveva partire, si doveva ripartire, si doveva rinascere e il luogo che abbiamo scelto oggi è anche un po' simbolico. Io immagino che pochi di voi sappiano dove siamo. Siamo dietro la chiesa di San Secondo, la vecchia parrocchiale. Siamo sulla collina di Cavagnolo. Pensate, una volta era qui il paese, qui c'era il municipio, qui era la piazza, qui c'era l'albo pretorio, qua c'era la chiesa. Qui dietro per tanti anni c'è stato tanta vegetazione per cui non si riusciva a vedere nulla. Quest'anno, grazie anche al lavoro di un coltivatore che ha dato una pulizia poi dal versante, siamo riusciti a rendere visibile questo che è il nostro territorio. Questa è la nostra collina. Là ci guarda la rocca di Varo Savoia, là si vede Brusasco, lassù abbiamo il luogo di Brusasco e poi qua Cavagnolo. È un paesaggio bellissimo e vogliamo che venga anche un po' a simboleggiare la ripartenza dopo questo periodo di quarantena, dopo questo periodo di difficoltà, grazie anche alle associazioni e a tutti coloro i quali vorranno metterci testa e cuore. Qua Cele lo sa perché si sta anche già ingegnando a riguardo, vogliamo realizzare la nostra panchina gigante, la Big Bench, dove daremo anche un po' di promozione al territorio, al turismo. Qua potremmo venire a osservare ciò che adesso non possiamo vedere perché siamo chiusi in casa. La bellezza del creato, la bellezza del nostro paese, del nostro territorio. E qua, come vedete, c'è anche un ponteggio perché la parrocchia, insieme a valenti collaboratori del comitato e col contributo del comune di Cavagnolo e di varie istituzioni, appena finirà questo periodo di blocco, potrà avviare i lavori di restauro e di ristrutturazione di San Secondo, appunto. E partiranno tanti lavori, l'abbiamo messa a bilancio, ma non la voglio fare troppo lunga perché adesso stiamo dicendo altro. Ma appena finiamo questo periodo di grande difficoltà, che stiamo osservando bene, in modo diligente, obbediente, e di questo vi ringrazio, ringrazio anche tutti coloro che mi aiutano in questo lavoro, la Protezione Civile, la polizia locale, i dipendenti, i volontari di associazione, gli alpini, la Croce Rossa, la Croce Verde
che ho fatto un errore madornale iniziare a elencare perché qualcuno lo dimenticherò e mi scuso già, però sono in diretta quindi qualcuno potrà anche giustificare. Ebbene, grazie a tutti questi abbiamo capito che Cavagnolo è un cuore grande, che Cavagnolo e i paesi qui intorno nel nostro territorio possono farcela, che non è ancora finita qua perché non lo è, e quindi dobbiamo mantenere calma e cautela e tutti insieme vedremo tornare ai giorni migliori. La campana mi dice che forse è ora di concludere questo momento. Vi ringrazio tutti, vi auguro una buona giornata, una buona festa della liberazione e grazie ancora di cuore. Buon 25 aprile, viva l'Italia e ancora auguri. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani, su belle